In una posizione privilegiata, a metà strada tra il Golfo di Squillace e quello di Santa Eufemia, sorge il caratteristico comune di Filadelfia, situato nella zona centrale della Calabria. Questa affascinante cittadina deriva dal preesistente insediamento di Castelmonardo, distrutto nel 1783 da un terribile terremoto, in seguito al quale la popolazione si trasferì sul piano della Gorna. Su proposta del vescovo Giovanni Andrea Serrao, sostenitore delle idee illuministiche, la nuova città assunse il nome di Filadelfia, amore fraterno, richiamandosi chiaramente alla città americana, a partire dalla quale venne organizzata la struttura urbanistica della città. La pianta di Filadelfia, infatti, fu modellata sulla base di quella della città americana, a croce greca, con due grandi arterie che, incrociandosi, creano quattro quadranti. Filadelfia è una cittadina calabrese, in provincia di Vibo Valentia, geograficamente situata sul versante tirrenico dell'Istmo calabrese. È una cittadina fondata nel 1783, dopo il disastroso terremoto che sconvolse la Calabria. A quell'epoca esisteva già il vecchio paese di Castelmonardo, un tipico paese medievale, costruito su una collina e quindi dotato di castello e di fortificazioni. In seguito a questo terremoto si decise di costruire una nuova città seguendo un modello illuministico. Quindi abbiamo una città razionale, squadrata, con una grande piazza centrale e quattro piccole piazzette nei vari quartieri. E questo, diciamo, che è la notazione distintiva di questa novità urbanistica, sia per l'epoca ma anche oggi. Chi visita Filadelfia si accorge di questa peculiarità rispetto al contesto degli altri paesi. Attorno alla piazza centrale, dedicata al vescovo Serrao, si innalzano le quattro chiese principali che, tuttavia, non si affacciano sulla piazza, ma in direzione opposta, a testimoniare la distinzione tra potere civile e religioso. Tra gli edifici religiosi presenti sul territorio, particolare interesse suscitano la chiesa di Santa Maria delle Grazie, il Calvario e la chiesa di San Francesco di Paola, che all'esterno presenta colonne e lesene. Internamente è decorata in stile barocco e custodisce una pala d'altare in marmo con tela raffigurante San Francesco. Caratteristica è anche la chiesa della Madonna del Carmine, abbellita al suo interno da preziosi stucchi e da una cupola affrescata dal pittore Grillo, con immagini della Madonna del Carmine. Dai resti di Castelmonardo ritroviamo oggi un incredibile sito archeologico, grazie all'encomiabile lavoro condotto a partire dal 1970 dai gruppi archeologici d'Italia. I reperti rinvenuti sulla collina di Castelmonardo sono oggi custoditi presso il Museo Civico Antiquarium, dove spiccano, tra gli altri, un nutrito materiale ceramico, riccamente decorato, ed una serie di reperti a testimonianza delle usanze e dei costumi dell'antica città.
qui c'è da visitare sia il paesaggio e sia questo tipo di architettura innovativa. E qui ci troviamo proprio in una piccola mostra che abbiamo allestito in seguito a degli scavi archeologici, proprio per dare l'idea di quello che era il passaggio, l'esodo, e quindi il passaggio del nostro popolo da una situazione socio-economica di un certo tipo a una situazione che apriva delle prospettive nuove. E quindi anche per le scuole, per i ragazzi, è essenziale capire il territorio dove si vive, e quindi attraverso la storia, attraverso i reperti che abbiamo raccolto in alcune campagne di scavo, individuare e capire a fondo in quale territorio si vive. Motivo di interesse e richiamo anche per gli abitanti dei paesi limitrofi sono i riti popolari del Venerdì Santo. Le cerimonie si aprono con la processione dei Misteri Dolorosi, una solenne via crucis durante la quale i credenti trasportano sulle spalle le statue di Cristo, dell'Addolorata e di San Giovanni. Particolarmente partecipata e suggestiva è la processione di Gesù morto nella vara, ossia la bara, che si svolge di sera lungo le vie della città, illuminate per l'occasione con ceri posti ad indicarne il percorso. Durante la processione si respira un'atmosfera davvero irreale, immersa in un religioso silenzio, interrotto a tratti soltanto dalla dolce melodia della banda del paese. Uno dei simboli della devozione popolare che si svolge il giorno di Pasqua è A Confrunti, una rappresentazione evangelica dell'Annunciazione della Resurrezione da parte di San Giovanni e la Maddalena alla Madonna. Degno di plauso è il progetto avviato in occasione del centenario della Grande Guerra, allo scopo di rendere omaggio ai caduti filadelfini, privilegiando una lettura della storia in chiave prettamente locale. Il progetto si nutre della collaborazione di tutti i cittadini, incaricati di raccogliere materiale e testimonianze di vario tipo, custoditi presso l'Istituto Onnicomprensivo di Filadelfia e comprendente bossoli di cannone, timbri, altarini e foto d'epoca. Filadelfia, per il suo importante passato e per i suoi tradizionali riti, costituisce un luogo affascinante capace di regalare momenti ricchi di memoria storica e tensione religiosa.